Taro Giornale, il radiogiornale tarologico di cui forse non si sentiva il bisogno. Un saluto e bentrovati al Taro Giornale, in studio con noi i tarocchi di Nightmare Before Christmas. In apertura è il 10 di bastoni, in cui un candelabro nero ci mostra 10 candele nere accese su sfondo grigio. Nella visione di questo mazzo la carta indica il raggiungimento del successo, a volte a scapito di un grande carico di lavoro e di responsabilità. La regina di spade, qui ritratta con Jewel, la seconda creatura del dottor Finkelstein, ci racconta di una figura equa e pratica, intelligente e ragionevole, il che suona un po' qualunquista perché a questo punto tutti vorremmo essere la regina di spade. La stesa quindi, tra le sue possibili interpretazioni, ci dice bravi, bravissimi, chapeau, continuiamo così. Se stiamo riuscendo ad avere un sano spirito critico e organizziamo i nostri progetti, allora riconosciamoci il merito del nostro successo. Di rovescio, se ci sentiamo sovraccarichi e in burnout, senza apparente via di uscita, potrebbe essere saggio fare appello alla regina di spade che ci vive dentro. In chiusura la domanda diretta delle carte: riuscite a celebrare i vostri traguardi e a restituirvi l'importanza che meritate? Potete inviare le vostre risposte nel gruppo Telegram del Taro Giornale. E con la stesa di oggi è tutto, vi ricordiamo che questa settimana il Taro Giornale è offerto da mettiamocilavoce.it, dalla redazione e dalla musifavolista. Una buona giornata.